Grazie Presidente, ringrazio la mamma di Riccardo di essere qui, è un atto coraggioso e credo che oggi ratificare quello che l'amministrazione sta già portando avanti abbia un valore importante, perché con il dolore non si scherza e credo che oggi l'Assemblea Capitolina possa veramente dare un segnale affinché il parco rinasca. Detto questo, io credo che il tema vada affrontato su tanti punti di vista. Ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole Fassina, perché credo che ci dobbiamo unire a quelle scuse, perché le responsabilità del disastro del Parco della Madonnetta io credo che siano riconducibili un po' a tutti, chi più e chi meno. Adesso non voglio pesare chi ha avuto più responsabilità, però è chiaro che nel tempo le scelte che sono state fatte non hanno premiato quello che era il parco. Era un parco bellissimo, era un parco tenuto bene, era un parco che meritava, era un parco unico, e su questo non c'è dubbio. E il merito era di Andrea Ciabocco, anche su questo non c'è dubbio. Però sappiamo benissimo che nel tempo alcune scelte di alcune amministrazioni, per esempio quelle che hanno fatto saltare i cani economici con la costruzione sotto i mondiali di nuoto, sono pesate affinché il parco poi andasse nella direzione che abbiamo tutti visto. Sono pesate molto quelle scelte. Io per primo, nel momento in cui si stavano prendendo decisioni sulla revoca della concessione fatta dalla precedente amministrazione nell'ultimo mese, ero seduto nei banchi di un consiglio municipale, non ero in maggioranza ma ero in opposizione, e probabilmente ho le mie responsabilità se in quel momento non ho insistito, non sono riuscito a cercare di fermare quello che stava accadendo. Come la consigliera Celli, era in maggioranza, presidente di una commissione se non sbaglio, mentre la sua giunta firmava la revoca a Ciabocco. E probabilmente qualcuno di voi era nelle maggioranze o nelle opposizioni mentre si costruivano gli impianti per i mondiali di nuoto. La stessa consigliera Picca, se non sbaglio, era dentro il consiglio municipale nell'era Alemanno con Vizzani. Ma probabilmente anche qualche altro consigliere di altri partiti all'epoca era all'interno di quelle amministrazioni. Ma non lo sto facendo riassunto per dare responsabilità, per far capire che sicuramente ognuno in questo contesto dovrebbe pesare in funzione di quello che dobbiamo fare oggi, quello che è stato e quello che dobbiamo fare. E credo che oggi ci sia la possibilità, assumendoci ognuno le responsabilità, io mi prendo le mie. Io ho firmato la delibera dell'iniziativa popolare, ma quando abbiamo parlato della delibera dell'iniziativa popolare, io l'ho firmata ma non c'era ancora la revoca. Cioè non c'era, la pensavamo mentre non c'era ancora la revoca. Dopodiché la delibera dell'iniziativa popolare arriva in Assemblea Capitolina, tra l'altro io non potevo neanche discuterla perché comunque ero firmatario, però detto questo, purtroppo tardiva perché purtroppo Ciabocco era già revocato e per cui non abbiamo trovato gli strumenti per poter preservare l'esperienza del vecchio gestore. Non è una giustificazione, cioè questa è una missione di colpa quella che faccio. Dunque l'amministrazione oggi ha, anche se in ritardo, questo dobbiamo dirlo, avviato un percorso che oggi possiamo ratificare, l'individuazione del parco a Riccardo secondo me è un punto che possiamo, un impegno che possiamo prendere e credo che comunque sia dovuto. Il fatto di mettere in sicurezza l'area, per cui recintarla, metterla in sicurezza e fare in modo che nessuno entri dentro quell'area, per cui trovare un sistema di mettere in sicurezza tutte le strutture, bonificarla sicuramente con delle bonifiche puntuali, prenderci in carico intanto la gestione del verde, come Roma Capitale, con il servizio giardini, con interventi puntuali, sostituire i giochi, fare qualcosa che comunque dia la possibilità ai cittadini di usufruire del parco senza rischiare nulla. Questo lo possiamo fare. Nel frattempo io so che un impulso agli uffici è già stato dato per arrivare a un bando che preveda una riqualificazione del parco. Io credo che
al di là delle volumetrie che esistono, lì non si debba fare nient'altro. È comunque, in qualsiasi caso, lo sappiamo, un'area verde, il PRG prevede che sia un'area verde, non credo che passerà e che c'è qualcuno qui disposto a votare in aula una variante urbanistica per costruire chissà che cosa, no, per cui non ci prendiamo in giro su questa cosa. Perché dire che arriverà il cemento, cioè, come fai a dirlo se non voti una variante urbanistica? Ci sono degli strumenti, ci sono comunque degli standard che sono quelli di legge, in questo momento, che preservano, tra l'altro voglio dire, si possono realizzare opere e servizi di livello locale, per cui di cosa stiamo parlando? Quello che dobbiamo fare è sicuramente dare un indirizzo e controllare affinché i servizi che all'interno del parco vengono realizzati siano servizi utili alla città, perché abbiamo visto che molto spesso anche negli altri punti verdi qualità, con tutte le varianti che sono state approvate nel corso, e queste varianti lo sappiamo benissimo che sono state anche utili ad uccidere quel parco, perché è chiaro che se la concorrenza non era in qualche modo equa, c'è chi è riuscito a sopravvivere e chi come Ciabocco poi alla fine non ce l'ha fatta. Per cui io credo che ci siano le condizioni, ho visto gli ordini del giorno, e bene o male si rispecchiano tutti, chi più e chi meno, di poter votare un documento unico, perché credo che questo tema debba vedere l'Aula impegnata in modo unitario affinché si prenda un impegno serio, concreto, che vada anche monitorato nei prossimi mesi, per cui anche l'impegno è andare a vedere passo passo dove stiamo andando affinché non si perda un colpo. Credo che ci siano le condizioni, so che ci sono le condizioni, so che gli uffici ci stanno lavorando, abbiamo avuto rassicurazioni su questo, però io credo che l'impegno dell'Aula sia, secondo me, una forma di rispetto anche per in qualche modo garantire la presenza dell'amministrazione su un tema così a questo punto importante. Rinnovo i ringraziamenti alla mamma di Riccardo per essere qui con noi e credo che dobbiamo a lei e a quello che è accaduto una forma di rispetto e una risposta. Grazie.